pericoloso qui. Se mi facessi male, chi mi verrebbe a prendere? Servirebbero delle ali. Vieni, Gino! Vengo, Pete! E un altro giorno è passato, e un altro giorno è finito. Giorno guadagnato vuol dire giorno seppellito. Sono passati già più di 20 anni da quando col Mittelfolatti salimmo per la prima volta quell'imbuto di ghiaccio tra la cresta Guzza e il Pizzargenti. Canalone Folatti lo chiamano oggi, come io stesso suggerì. Del resto Cesare si merita questo onore. Senza di lui non l'avremmo fatta quella salita. Ricordo come fosse ieri l'euforia di quando toccammo lo scivolo di neve finale. Un lungo sospiro di sollievo dopo la paura delle scariche di sassi, la fretta che avevamo avuto di uscire di lì prima che il sole rendesse tutto più pericoloso. Mentre salivamo, sapevo quali rischi stavamo correndo. Fu in quel momento che capii. Se non puoi andare avanti e non puoi tornare indietro, la salvezza può arrivare solo dal cielo. La soluzione oggi ce l'ho, ma è quasi una visione a cui credono ancora in pochi. Bisogna adoperarsi perché diventi reale. È rischioso, ma bisogna impegnarcisi, perché è troppo importante lo scopo. Per questo, tra pochi giorni coglierò l'occasione. Salirò sull'elicottero che arriverà in città e tornerò alla mia capanna Marinelli, per la prima volta in volo. Tanta gente sarà al rifugio e quando ci vedranno arrivare dal cielo, quello che oggi crediamo in pochi capiranno in molti. L'elicottero vincerà l'altitudine, salirà le montagne. Solo così, in pochi minuti, potremo colmare lunghe distanze, fare la differenza tra la vita e la morte. Solo in volo potremo essere abbastanza veloci nel raggiungere le alte quote e portare in salvo chi è in difficoltà. Thank you.
Sono morto il 28 aprile 1957, mentre tentavo un'impresa. Io che nella vita lavoravo in banca e di certo non ero un eroe. Amavo la montagna. Era la mia evasione. Era la mia passione. Non mi sono mai sentito un alpinista, a stento seguivo le mie guide. Ma avevo un sogno. Non avrei mai pensato che si sarebbe realizzato e fino a questo punto. La mia storia dimostra che le buone idee sopravvivono ai loro padri. Sono qui per raccontarvi quello che è successo dopo e di come, a 60 anni di distanza, un uomo stia facendo la sua parte per portare il mio sogno più in alto e più lontano. L'elicottero con a bordo Luigi Bombardieri è precipitato mentre volava verso il rifugio Marinelli. È un incidente che ancora oggi può succedere. Il pilota ha probabilmente centrato il cavo della teleferica perché non l'ha visto. Certo che all'epoca volare a quasi 3.000 metri era un'impresa da temerari. Figurarsi, temerari. Non ho mai pensato di cambiare il mondo. Semplicemente ero convinto che l'idea fosse giusta e che valesse la pena provarci. Ma allora elicotteri e piloti erano ancora agli inizi. Luigi Bombardieri era salito lassù perché voleva dimostrare che si poteva fare il soccorso alpino anche con l'elicottero. L'elicottero sarebbe stato un mezzo molto più veloce, più efficace e quindi si sarebbero potute salvare più vite umane. Luigi Bombardieri era conosciutissimo a Sondrio. Era una persona del tutto particolare. Intanto già mi affascinava questo fatto che aveva fatto una scelta di vita, non sposarsi, stare da solo, pur essendo estremamente ricco, era direttore di quella che allora si chiamava la Cassa di Risparmio qui a Sondrio, ed era soprattutto un grande appassionato della montagna. Lui ha lavorato tantissimo per la sezione valtellinese, è stato segretario, è stato presidente. Lui aveva, come dire, una particolare attenzione al mondo giovanile. Voleva che soprattutto i giovani venissero avvicinati alla montagna, fossero spinti ad amare la montagna, ad apprezzarla. Lasciò tutto il suo patrimonio, che era abbastanza cospicuo, per la creazione di una fondazione che avesse lo scopo di diffondere la conoscenza, la frequentazione della montagna, con particolare riferimento ai giovani. Fin da ragazzino la mia passione era la montagna. I miei amici la vivevano come una sfida. A me invece faceva semplicemente sentire a mio agio. Stavo bene anche nella montagna più dura, quella della neve, del freddo e del ghiaccio. Bombardieri non era uno scalatore banale, era uno scalatore che ha fatto notevoli imprese soprattutto su ghiaccio, fra cui la prima ascensione al canalone di Cresta Guzza, che poi ha preso il nome dalla guida Folatti, quindi è diventato canalone Folatti, e soprattutto la traversata Roze Cherchen Bernina, che tutt'oggi è un'impresa di tutto rispetto. Sicuramente Bombardieri non era solo uno scalatore, ma era anche una persona che ci metteva del cervello in quello che faceva. Cioè, lui voleva rendere più facile la vita agli scalatori e alle sue guide e a chi andava in montagna. Dopo che fece l'impresa del canalone Folatti, gli venne in mente di trovare un nuovo tipo di chiodo che potesse funzionare benissimo sul ghiaccio e rendere più sicuro questo genere di salita. E pensa che ti ripensa, arrivò a trovare la soluzione creando quello che poi fu chiamato l'arpione Rosecce, è il primo chiodo tubolare da ghiaccio mai inventato. Parte dei proventi che derivavano dal suo famoso arpione Rosecce
vennero utilizzati per fare manutenzione, per ampliamento, ristrutturazioni, soprattutto del rifugio Marinelli, che era quello che gli era più caro. Tanto è vero che dopo la sua morte la sezione decise di intitolare il rifugio, che era dedicato a Damiano Marinelli, anche a Luigi Bombardieri, così difatti attualmente il rifugio si chiama Rifugio Marinelli Bombardieri. La Marinelli è sempre stata una seconda casa per me. Io che a Sondrio mi ero trasferito per lavorare, avevo trovato in Valtellina le mie montagne e nel gruppo del Bernina la mia ispirazione per maturare l'idea di usare l'elicottero per i soccorsi in alta quota. Intorno alla metà degli anni 50, ma dall'altra parte del Bernina, mentre da noi molti guardavano con scetticismo al soccorso in volo, in Svizzera avevano già mosso i primi passi in quella direzione. In Engadina, l'anno in cui io morivo, iniziava a volare un pioniere del soccorso in volo sulle Alpi. Uli Berfus si accompagnava ai più arditi piloti dell'epoca che sperimentavano gli atterraggi in montagna e i primi soccorsi con corda appesa, che oggi chiamate long line. Attaccato all'elicottero, volò persino un asino. Se l'asino sia stato contento, non è dato sapere. Uli Berfus. Nel 1985 ha fondato la sua compagnia Eli Bernina. Da un maestro come lui ha imparato un italiano, un valtellinese, uno dei migliori piloti del mondo ai tempi vostri. Mi piaceva sempre di andare con lui, e anche per azioni che erano forse un po' difficili. Nel terreno, lui è nel terreno, si muove sì, molto liberamente. Bernina è la principale ditta di elicotteri per cui oggi io lavoro. Alla mattina parto dalla Valtellina e vengo in Engadina a lavorare. La passione del volo l'ho sempre avuta da ragazzino, come tanti ragazzini l'hanno. Ho iniziato a volare con il deltaplano, con il parapendio e poi, vivendo comunque in una regione di montagna e lavorando comunque qua in Engadina, dove l'utilizzo dell'elicottero è sempre stato molto presente, molto attivo, mi è venuta anche questa passione, questa voglia pazza di volere fare il brevetto di elicotterista. Quando si ha il brevetto si cominciano poi a fare i voli semplici, che sono i voli con decollo e atterraggio dalla base, senza atterraggi fuori campo, li chiamiamo, e poi pian pianino si cresce. La parte più difficile, che viene dopo circa 500-600 ore di volo,
è proprio la parte del trasporto materiale al gancio baricentrico. Lì viene attaccata una corda di diverse lunghezze, da 20, 30, 40, 50 metri, fino ad arrivare a queste denominate così in gergo long line, possono arrivare a 100, 150 metri. Questa tecnica è la più difficile, l'evoluzione poi nel nostro lavoro da imparare. Più la fune è lunga, e più è difficile poi gestire il capo di questa fune. Perciò è molto importante che il pilota acquisti l'esperienza e le capacità durante i lavori di lavoro aereo, perciò il trasporto di calcestruzzo, il trasporto di legname o di tutti i materiali edili, per poi avere l'esperienza necessaria per eseguire i soccorsi in montagna, sempre con questa tecnica. Non ho mai compreso a fondo la complessità del manovrare il velivolo. Io non ero pilota. Da montanaro mi sono limitato a fornire a chi non le aveva le informazioni necessarie a muoversi fra le mie montagne. Maurizio, invece, ha in sé la sintesi delle due cose. Volare non è la mia unica passione. Prima del volo c'è stata la montagna nella mia vita. A 5 anni mi ha insegnato a sciare mio padre, a 8 anni mi ha già portato in Marco Rosa, perciò sul nostro gruppo del Bernina. Questa mia passione per la montagna poi è diventata anche la mia professione. Infatti prima sono diventato maestro di sci e subito dopo, nell'86, sono diventato guida alpina. I due lavori come guida alpina e come pilota sono comunque complementari. Il pilota che lavora in montagna deve conoscere l'ambiente di lavoro e bisogna sapere valutare i pericoli oggettivi, tipo caduta sassi o pericolo di valanghe. È per questo che, se tu non sei un alpinista vero, hai vissuto questi pericoli e hai vissuto la montagna, difficilmente poi, quando ti trovi seduto al comando di un elicottero, riesci a valutarli nel modo giusto. L'essere alpinista ti fa capire anche l'importanza dell'elicottero, perché certi interventi solo in volo si possono fare. Non mi stupisce che popoli montanari abbiano iniziato ad insegnare ad altri popoli montanari le tecniche dell'elisoccorso. È quello che Maurizio e altri piloti delle Alpi stanno facendo da alcuni anni con i giovani colleghi nepalesi. Non solo nell'Himalaya, anche negli Alpi è cambiato granché nell'alpinismo da quando c'è l'elicottero. Io ho vissuto in quel periodo quando non c'era la speranza che arrivasse l'elicottero in caso di emergenza. Negli anni fine 50, 60, normalmente l'elicottero non andava per salvare uno che moriva. Oggi nell'Himalaya c'è la possibilità, anche grazie a Maurizio, ad essere salvati a 7.000-7.500 metri. È un miracolo. Ho iniziato a volare nel Nepal nel 2012. Allora le compagnie di elicottero erano solo 5, al massimo 6, e attualmente ce ne sono 11.
Allora gli atterraggi avvenivano su delle piazzole identificate al massimo 6.000 metri. Oggi invece la realtà è ben diversa. Nel 2012 Simone Moro mi ha chiamato chiedendomi di partecipare a questo suo progetto ed io sono stato ben contento di poter dire sì. Il progetto di elisoccorso di Simone era quello di mettere un elicottero dedicato a queste attività, sia per gli alpinisti, i turisti, sia per la popolazione locale. Con noi c'era anche Armin Senoner, che è una guida alpina, è un esperto soccorritore, ha esperienza come operatore nel mondo elicotteristico e oggi è un mio carissimo amico. Insieme nel 2013 abbiamo fatto delle operazioni di soccorso che non erano mai state fatte. Abbiamo fatto dei soccorsi in altissima quota, oltre i 7.000 metri. Abbiamo spento e riacceso l'elicottero durante un soccorso al campo base, perciò oltre i 5.000 metri. E proprio con Armin Senoner abbiamo fatto il primo soccorso portando il soccorritore al campo 3 dell'Oze. Essere appesi a una corda a 7.000 metri è una sensazione che io non avevo mai provato prima, proprio perché l'ho fatto qua in Dolomiti, però lì a quella quota è un po' diverso. Comunque c'è solo il pilota nell'elicottero, non hai nessuna persona che controlla, guarda verso di te e ti dice cosa devi fare. Hai questa corda da scalata appesa sotto e devi fidarti del pilota. In quel caso lì con Maurizio sapevo che ero in ottime mani. Penso anche che grazie alla sua esperienza e bravura è riuscito a fare pochi giorni dopo il soccorso più alto al mondo. 19 maggio 2013. È cominciata con una richiesta di aiuto sopra il campo 3 dell'Everest. Maurizio parte per il soccorso con Armin e Simone Moro, che lascia il campo 2, insieme alle scorte di carburante, alle portiere e ai sedili dell'elicottero. Poi continua a salire. È solo in volo, perché l'elicottero deve essere il più leggero possibile per vincere l'aria rarefatta. Va oltre i 7.800 metri, consapevole di aver superato le colonne d'Ercole dell'elisoccorso. Qui, sulle fasce gialle dell'Everest, con l'aiuto di Armin, che lo segue via radio, trova l'alpinista in difficoltà. Rimane fermo in overing finché non lo agganciano alla sua corda. Poi riparte verso il campo base, mette in salvo un uomo e diventa il primo e unico al mondo a realizzare un soccorso a quella quota. Era la prima volta che si faceva una long line a quella quota lì. La cosa importante non era assolutamente di cercare un record, era in primis di portare a casa una vita umana e poi di dimostrare che comunque con le condizioni, il team e una buona macchina questo sia possibile anche in futuro. È chiaro che viene anche il problema che qualcuno si dice: io intanto salgo e in caso di emergenza c'è al capo base il genio che mi porta fuori.
Ma non sempre sarà possibile, nebbia, vento. Però in ogni caso in Nepal l'elicottero è l'unico mezzo per fare soccorso serio o aiutare la gente nel caso di un terremoto, come è stato fatto seriamente, perché sei veloce, puoi portare persone, puoi portare anche viveri, medicinali, medici. È quel che successe nel 2015. Il 25 aprile un fortissimo sisma scuote il Nepal. Muoiono quasi 9.000 persone. Interi villaggi sono rasi al suolo. È un cataclisma. Ogni velivolo pubblico e privato è prestato all'emergenza. E chi può, vola a dare aiuto. Sono arrivato in Nepal il giorno dopo il terremoto e per un mese, quasi tutti i giorni, ho volato trasportando i viveri in paesi isolati e recuperando i feriti, trasportandoli ai vari ospedali. Il terremoto è stato la drammatica dimostrazione del fatto che l'elicottero in un paese come il Nepal, dove le vie di comunicazione sono molto precarie, è l'unico mezzo per affrontare questa tipologia di emergenze. Per questo è ancora più importante continuare nella formazione dei giovani piloti nepalesi. Quello che stiamo facendo da anni e che continueremo a fare anche in futuro è insegnare alle nuove generazioni tutto quello che sappiamo e che sulle Alpi è stato appreso anche col caro prezzo di vite umane. Piloti e precursori come bombardieri, senza i quali tutto questo oggi non sarebbe esistito. Le macchine possono aiutarci. Possono fare una grande differenza. Ma è l'uomo dietro la macchina che resta il vero artefice del futuro. Buon senso, umiltà, conoscenza della montagna. Sono le nostre bussole all'orizzonte. Ed è su questi valori che dobbiamo formare le nuove generazioni. Quello che vorrei è un centro di educazione che avvii seriamente alla montagna, come forgiatrice delle più nobili doti e dei più elevati sentimenti che rendono l'uomo, anche nella vita civile, veramente degno di essere chiamato tale. E sia quindi scuola di carattere, di onestà, di solidarietà umana e di amore per la natura. Desidero che la gioventù, giustamente guidata, sia messa in grado di avere nella natura una vera e propria scuola di vita.